Siamo così, è difficile spiegare certe giornate amare. Quella di fare questa intervista, quella di buttarmi nel lavoro e anche prendendo una decisione peggiore, che è quella di fare un gruppo musicale latinoamericano quando ero molto più giovane. La gente quando mi riconosce per strada mi dice che sono più carina dal vivo, e questa cosa però per chi fa televisione è un po' controproducente. Io dormo, basta che guidi qualcuno. L'unico momento in cui non dormo è quando guido io. Rimini, casa mia, la Puglia, dove non conosco. Mi piace stupirmi. La persona che sto frequentando adesso. Le Poste, sono stata aggredita. Cioè, aggredita verbalmente, non fisicamente. Però ho dovuto spiegare per quale motivo io avevo diritto di andare a passare la fila perché mi ero prenotata. Non c'è stato verso. I passatelli in brodo. Avrei sicuramente aperto un chioschetto di piadine romagnole. Vorrei chiedere a Antonella Clerici cosa si provi ad essere Antonella Clerici. Con il mio orecchio e con il cotton fioc. Lo so, però ragazzi, è incredibile, io impazzisco almeno 3 volte al giorno. Se non c'è cotton fioc nel beauty, impazzisco. Quello che le donne non dicono, scusa, scusa Fiorella, scusa. Siamo così, è difficile spiegare certe giornate amare. Lascia stare, tanto ci potrai trovare qui. Ho paura che il mondo mi veda un'impostora, perché poi io, come tantissime persone che fanno questo lavoro, il senso di inadeguatezza nell'avere troppo e nel meritarsi meno di quello che si ha. Ci sto lavorando. O forse ho ragione nel pensare questo, ma voi non ditemelo. Magari dico una bugia quando dico tutto bene, io sì sì benissimo, poi magari non è vero. Ho cercato di entrare a un rave, ma neanche troppi anni fa, tipo 8 anni fa, e no, non si fidavano, cioè ero vestita troppo carina, cioè comunque normale, ero ciabattine, gonnellina, maglietta, non, c'era qualcosa che non andava. Rocky Horror Picture Show. Ciao, sono Andrea De Logu e se vuoi vedere altri video non per forza con me, clicca qui.